Buongiorno a tutti, grazie. Oggi abbiamo peraltro un saluto a tutti quelli che sono qui e a quelli che sono collegati tramite le TV e a coloro che sono collegati tramite i social. E oggi avete una novità, c'è la dottoressa Chiara Scipione che ci darà una mano a rendere più utili questi messaggi anche rispetto al mondo di coloro che non hanno la fortuna di udire. E ve lo dico perché abbiamo avuto un sacco di richieste e quindi mi scuso con tutti i cittadini che hanno difficoltà uditive, mi scuso ma non siamo riusciti a organizzarlo. Adesso in questa fase emergenziale vedremo di fare in modo che tutti siano raggiunti dalle informazioni che diamo. E quindi spero che almeno da oggi possa fare tirare un sospiro di sollievo a questi cittadini che saluto. Allora, veniamo subito ai dati per non perdere tempo. I cittadini in isolamento in questo momento in Veneto sono 17.159. Di questi 17.159 cittadini che sono in isolamento, 6.442 sono positivi. Abbiamo in questo momento ricoverati nella struttura del Veneto, bollettino di questa mattina, 1.723 cittadini. Vuol dire che abbiamo sempre più due grandi ospedali provinciali dedicati a questi pazienti. Sono 1.723 letti dedicati a questi pazienti che sono presenti nelle terapie intensive, nelle terapie subintensive, semi-intensive e in tutte le malattie infettive, fondamentalmente e poi nelle degenze finali. Di questi 1.723 pazienti, 316 sono i pazienti presenti nelle terapie intensive. Qui siamo proprio a livelli massimi estremi di intensità di cura e quindi stiamo parlando di pazienti problematici. Scusate, ma cosa succede? Sento parlare. Scusatemi. E abbiamo ovviamente 316 pazienti che si trovano ovviamente ad essere intubati e per i quali ovviamente i nostri sanitari stanno lavorando giorno e notte per fare in modo di riportarli a una vita normale. I dimessi sono 439, quindi vedete che inizia a salire il numero di persone che escono e sono dimesse. Purtroppo il bollettino di guerra si chiude male con 258 persone, quindi 258 cittadini che hanno perso la vita. E questa è la parte più tragica di questa vicenda. Considerazioni. Le considerazioni che faccio sono presto dette. Abbiamo la necessità di continuare a non abbassare la guardia. Io non credo alle letture di dire mai ci sono 10 in meno in terapia intensiva oggi, cioè ci sono 4 ricoveri in meno, un morto in meno. Guardate, cioè il trend, quando è trend, lo si vede giorno dopo giorno in maniera sempre più importante e vedrete che arriveremo un giorno nel quale i ricoverati saranno inferiori ai dimessi giornalmente. Quello è il punto dal quale non si torna più indietro. Noi siamo qui a lavorare in totale piena emergenza. I veneti che ci ascoltano dicono, ma sentiamo Zaia cosa ha da dirci oggi. Vi dico che siamo sul pezzo, vi dico che di non abbassare la guardia, di avere fiducia, la sanità del Veneto funziona, è una sanità tutta pubblica con un aiuto da parte dei privati, ma la gestione, vi ricordo, che al 95% delle terapie intensive è tutta del pubblico, e abbiamo messo in piedi una macchina da guerra favolosa e io spero che questa macchina da guerra dimostri fino in fondo ai veneti quello che io vi ho sempre detto, cioè vedrete che quando ci sarà bisogno e gioco si farà duro, ci renderemo conto di che sanità abbiamo. E il mio invito è ancora quello di rispettare le restrizioni. Oggi abbiamo una videoconferenza alle 3 del pomeriggio con il governo rispetto al nuovo decreto. Immagino ci saranno ancora idee di nuove restrizioni, non ve lo so dire, adesso cercheremo di capire, però restano valide quelle che abbiamo noi in Veneto. La chiusura dei punti vendita, a meno che non accada che si sconvolga tutto con un provvedimento nazionale, ma a tutt'oggi resta valido il tema della chiusura dei punti vendita e il della domenica e ovviamente il tema delle passeggiate domenicali. Sto valutando, ma vi dico anche, ve lo dico non come
la stiamo valutando. Io ho messo il limite ai 200 metri e ci sta e lo confermo da casa, no? Però sto anche valutando, ci sono delle casistiche, mi chiamano molti genitori che hanno figli autistici che hanno la necessità di far fare tanta strada a sti ragazzi per tenerli, diciamo, in movimento e per garantire a loro una stabilità durante la giornata. Ecco, in alcuni casi potremmo prevedere magari con una sub-ordinanza delle deroghe. E ovviamente la stiamo valutando e stiamo valutando anche come affrontare questa partita. Ho avuto qualche segnalazione, per questo ve lo dico. La prima cura al coronavirus siamo noi. Ce la ricorderemo tutta la vita sta frase, ma è vero che siamo noi. È vero perché io l'ho visto dal traffico come è diminuito, è vero perché ho visto i primi risultati del movimento dei contagi, è vero perché i nostri sanitari fanno un lavoro eccezionale, ma noi li dobbiamo aiutare. Sul fronte dei respiratori vi dico che questa settimana, se gli ordini che abbiamo fatto verranno confermati con gli arrivi, ieri sera sono arrivati 50 respiratori, oggi sembra altri 40, questo fine settimana noi siamo a regime con tutti i respiratori. Continuiamo ad acquistare con le difficoltà dei mercati, continuiamo ad allestire terapie semi-intensive, perché è stata una delle strategie del Veneto, è quella di portare meno pazienti possibili in intensiva e cercare di curarli nella semi-intensiva, che è meno invasiva, che è meno problematica, ovviamente creando non poche postazioni. Vi dico che il quadro ce l'abbiamo ben chiaro sotto gli occhi. Stiamo monitorando i modelli matematici che ci dicono che siamo indietro di un paio di giorni rispetto a quello che dovrebbe accadere oggi, rispetto a quello che accade oggi, il modello ci dice che dovrebbe essere accaduto 2 giorni fa, e questo è un buon dato di lettura, ma non possiamo parlare di abbassare la guardia, di fine dell'emergenza o di altre robe del genere. Restate a casa, tutti coloro che possono restare a casa perché non hanno impegni lavorativi, perché la loro azienda non rientra in quelle chiuse e perché comunque hanno degli impegni, non hanno degli impegni indifferibili come andare a fare una visita in ospedale o ad altre robe, debbono restare a casa. Fidatevi che la cura è questa. Ai cittadini e ai tanti anziani che mi chiedono se hanno problemi, vadano dai loro sindaci, contattino il comune, non vadano. Cioè, gli anziani, una preghiera è restare in casa, gli anziani devono restare a casa, e se ci sono realtà e volontariato, che ringrazio tutti, che riescono a portare la spesa a casa agli anziani, meglio ancora. Meno contatti abbiamo tutti, giovani, vecchi, bambini o adulti o quello che è, più difficoltà avrà il virus a diffondersi. È un virus che fa danni, ci manda in terapia intensiva, è un virus che fa danni, ci fa venire l'encefalite, quindi problemi cerebrali, è un virus che fa danni, ci fa venire le miocarditi e quindi problemi cardiaci, è un virus che fa danni, ci fa venire l'insufficienza renale, perché poi questi sono gli esiti. Quindi c'è poco da scherzare. Qualcuno dice, ma Zaia dovrebbe dire anche cose positive. Le cose positive ve le dico quando è ora di dirle le cose positive. In questa fase la cosa positiva che vi dico è restare a casa. E continuiamo con gli acquisti di mascherine, con questi 13 milioni e mezzo che stanno arrivando. Ormai tutti gli ospedali hanno la dotazione. Oggi ai direttori generali abbiamo detto di distribuirle anche alle case di riposo e ai centri servizi. Ovviamente stiamo parlando di mascherine chirurgiche. Abbiamo qualche emergenza sul fronte dei calzari piuttosto di qualche camice, ma insomma lì su quei fronti, diciamo, non siamo più nella situazione di qualche giorno fa o di qualche settimana fa. Diciamo che il mercato si sta un po' più aprendo. Abbiamo anche creato e messo in piedi, insomma, un contatto serio, solido, con anche un produttore locale che comunque 10.000 mascherine al giorno ce le dà, e ce ne dà 60.000, 70.000 a settimana, che servono a corredo, e quindi ci aiuta pian piano a aumentare i magazzini. Nei magazzini ne abbiamo, e quindi per noi sul fronte mascherine chirurgiche l'emergenza si chiude qui. Sul fronte mascherine da terapia intensiva, sto parlando delle P2 e delle P3, l'emergenza si chiude tra questo fine settimana e l'inizio della prossima. Siamo riusciti ad acquistare un carico di 2 milioni di mascherine P3, che è come aver scoperto un giacimento con una pepita d'oro che non finisce più. Cioè, impensabile avere, già questa settimana ne dovremo avere 200-300 mila di anticipo, e la prossima settimana a saldo il resto della fornitura.
Abbiamo acquistato, anzi abbiamo acquistato 400.000 kit istantanei più altri 100.000 che ce li hanno donati, e quindi ringrazio appunto anche per questa donazione che viene da Pesenti, e quindi lo ringrazio per questa donazione, e anche qui insomma stiamo andando avanti, e poi i tamponi, tutto quello che stiamo facendo sul fronte dei tamponi. Non vi voglio parlare di tamponi oggi. Vi voglio poi parlare di due aspetti, le donazioni. Le donazioni stanno procedendo, e quindi ringrazio tutti i cittadini. Vi porterò qui una mattina lo stampato del conto corrente per far vedere che movimento di popolo c'è rispetto alle donazioni. Siamo già oltre gli 8 milioni di euro, ma abbondanti. Ne ho anche un paio di grosse che arriveranno, che stanno arrivando. Una di quelle grosse mi arriva oggi e ve l'annuncio, il gruppo De Longhi versa 3 milioni di euro, 2 milioni direttamente al conto corrente della Regione, l'altro milione sempre al conto corrente, ma dedicato tramite l'associazione Mio Figlio, sempre comunque per il coronavirus, e diciamo più dedicato alle spese su coronavirus di Treviso, 1 milione, e 2 milioni in generale. Questo è il gruppo De Longhi. Ringrazio ovviamente il dottor Giuseppe De Longhi, il dottor Fabio De Longhi, e con i quali ci siamo sentiti più volte in questi giorni, quindi ringrazio, perché questa donazione del gruppo De Longhi di 3 milioni di euro ci aiuta a far fronte alle tante spese che abbiamo. Ringrazio anche i tanti cittadini, uno ad uno, che hanno versato i 5 euro, i 10 euro, i 50 euro, i 5.000 euro, i 1.000 euro, i 10.000 euro. Abbiamo tanti versamenti di 5-10.000 euro, e poi quelli dei 50.000 e su, e poi gli altri grossi versamenti che voglio ricordare. Non perché abbiano, come si può dire, più rango del sacrificio che fa magari una persona che versa 5 euro, ma li voglio ricordare perché è un grande segnale che viene dall'imprenditoria veneta ed è un grande elemento di emulazione, nel senso che gli altri imprenditori sanno che ci sono già dei colleghi che versano, e io vedo che ogni volta quando si danno queste notizie i risultati vengono fuori. Abbiamo avuto ovviamente la famiglia Zoppas, Enrico e Franco Zoppas con 1 milione di euro, abbiamo avuto la famiglia Doris e quindi Ennio Doris con 5 milioni di euro, abbiamo poi avuto il versamento dei Moretti Polegato, un altro 1 milione di euro, di Enrico Moretti Polegato e ovviamente Mario Moretti Polegato per Geox e Diadora, un altro 1 milione di euro, e adesso il gruppo De Longhi con questi 3 milioni di euro. Ma posso garantirvi che ce ne sono altri in arrivo che già mi hanno comunicato del loro versamento, e li ricorderò di volta in volta perché voglio dare un po' di onore a tutti in maniera personale e dedicata in ogni punto stampa. Vedo un sacco di dibattito, permettetemi di dire anche a volte che nasce da una cattiva interpretazione. Noi abbiamo detto che abbiamo fatto il censimento dei respiratori dei veterinari, dei 50 respiratori. Non si tolgono i respiratori ai casi di emergenza. Stiamo facendo un censimento per tutto quello che è l'utilizzo in elezione, come vuol dire? È esattamente che se fermo la sala operatoria di un ospedale, il respiratore del banco operatorio dell'ospedale verrà utilizzato per il coronavirus. Il che non vuol dire che nessuno verrà più operato in Veneto. Così vale per i veterinari. Cioè, i respiratori che servono per le urgenze veterinarie ci sono. Stiamo parlando semplicemente di quello che consideriamo oggi è arrestabile per dedicarlo a questi pazienti. Non entro nel merito delle valutazioni, non entro nel merito anche di alcune esternazioni che ho visto, che sono veramente volgari e qualificano le persone che le fanno, però ripeto, è esattamente quello che stiamo facendo con gli ospedali. Abbiamo ridotto l'attività chirurgica, delle sale operatorie non sono più utilizzate per sala operatoria, perché ne abbiamo solo alcune dedicate ai pazienti critici, e quindi in quelle sale operatorie, per chi ancora non l'avesse capito, mettiamo letti con respiratori che abbiamo comprato e agganciamo pazienti ai respiratori che sono lì fissi al tavolo operatorio, perché non possiamo permetterci di perdere neanche un respiratore. Lo stesso principio l'abbiamo adottato per i veterinari. Ci sono i respiratori per le urgenze, ma nel nostro censimento ci sono dei respiratori che sono lì, latenti, che vengono utilizzati magari per fare dei trattamenti, delle attività chirurgiche in elezione, cioè programmate, che si possono programmare,
che so, l'operare il velo pendulo del bulldog perché respiri meglio, è un intervento che lo si programma, lo puoi fare oggi, se il caso è grave va nella lista dei gravi, se no aspetterà che arrivi la sua ora per fare l'intervento chirurgico, ve lo dico per caso personale, chiaro? Quindi anch'io anche col mio cane, tanto per dirla tutta, ho rimandato un intervento che doveva fare un mese fa proprio per questo motivo. Quindi, prima di parlare tasi, questo è il consiglio che do, è un vecchio adagio veneto, prima di parlare tasi, che vuol dire cosa? Prima di parlare magari informati bene ed eviti anche di fare brutte figuracce. Di certo non posso accettare lezioni di etica e di morale da gente che non ha neanche capito di cosa si sta parlando. Per quanto riguarda poi in generale le belle notizie, ce n'è una, sapete che è stata approvata la valutazione VAS per l'ospedale di Padova, noi saremo pronti per la firma dell'accordo di programma tra aprile e maggio, adesso vedremo quando. Considerate che noi siamo concentrati qui con l'assessore Lanzarin, che saluto e ringrazio per l'eccezionale attività che sta facendo, e l'assessore Bottacin per l'altrettanta eccezionale attività sui due fronti, no? Sanità e protezione civile, e ecco, noi siamo qui, viviamo qui, però è bene che io vi dica, lo dico anche sempre a quelli che tifano perché tutte le cose vadano male, mettetevi il cuore in pace, abbiamo sbloccato anche l'ospedale nuovo di Padova, è arrivata la VAS, firmeremo l'accordo di programma, siamo in linea. Siccome si parla di sanità, permettetemi di dirlo, siamo in linea con il programma e andiamo a realizzare quello che dovrà essere il nuovo Policlinico Universitario. In un contesto di sanità che, quando ne saremmo venuti fuori da questa partita, sarà una sanità sicuramente eccellente. Domande, prego. Vi basta così? Allora, Anna Maria, prego. Non ho capito. Allora, la questione della partita dei tamponi. Sì. Locatelli ieri ha detto che il contributo degli asintomatici alla diffusione del virus è inferiore rispetto a quello dei sintomatici. E quindi? E quindi, cioè, con la partita dei tamponi, fanno da fare i tamponi anche gli asintomatici, io un telespettatore nel momento in cui... Non ho capito in che contesto il professor Locatelli ha detto questo, per cui è impossibile rispondere a... cioè lo può aver detto in mille contesti, perché lo potrei dire anche io una frase così, ma la devo contestualizzare. Se mi dite che sia più interessante testare il sintomatico dell'asintomatico, in linea di principio vi dico di sì, ma se vi dico che è interessante testare l'asintomatico perché per la logica delle probabilità mi permette di beccare un contagiatore ignoto, vi dico che è altrettanto vero, per cui è difficile Anna Maria commentare una cosa del genere. Dico ai cittadini che comunque noi in questo momento abbiamo le difficoltà dei tamponi, ce li stiamo facendo in casa perché non ci sono più tamponi neanche reattivi di fatto. Prego. Santo, buongiorno signora. Ciao. Io avevo due domande. La prima riguarda questa impennata di decessi che oggettivamente fa paura. Ieri sono stati 27, mi pare, oggi abbiamo cominciato con 18, no? Questa cosa forse non deve sorprendere nel momento in cui si è detto più volte che il picco è acceso verso metà aprile, quindi purtroppo, se non sbaglio, di qui a metà aprile dobbiamo assumerci un impennato ulteriore di decessi. Era prevista, voglio dire, ve l'aspettavate, nel senso... Assolutamente sì, il modello è ancora più chiaro per i prossimi giorni. Quindi se il messaggio deve essere chiaro, nessuno deve dormire a sonni tranquilli. Ma lo dico perché è giusto che ognuno di noi rispetti le regole. Il tema, io non mi metto la mascherina, ce l'ho tutto il giorno, ce l'ho qui, ma per un fatto anche, come si può dire, di cercare di essere un minimo comunicativo con i cittadini, è forse anche un messaggio di speranza, però tutti debbono avere
le protezioni, le distanze di sicurezza, il gel. Se non hai il gel, usa l'alcol etilico, non muori se per un periodo avrai le mani rosse. Insomma, da bimbi le abbiamo fatte tutte ste robe. E se vuoi disinfettare acqua e varachina al 5%, ti fai una soluzione, una spruzzetta e spruzzi dappertutto. Insomma, ci sono un sacco di soluzioni e facciamo in modo di fare un lavoro di squadra. E noi non siamo felici con 258 morti, anche se si chiudesse qui la partita, è già una sconfitta questa, eh? È già una sconfitta, perché chi lavora per salvare la vita dei cittadini non avrebbe mai pensato di dover fare un bollettino dei morti quotidiano. Per cui, per carità, a me non me ne frega niente che saremo forse, chissà, quelli con meno morti, con minore impatto del virus. La verità è che qui il virus ha fatto danni, perché quando tu hai 1700 persone in ospedale e 250 morti, cominci a dire che questa non era un'influenza, e quindi andate a chiederlo a chi ci diceva che era un'influenza, perché tutti noi abbiamo detto i sintomi influenzali ci dicono, no? Quindi siamo preoccupati, il modello ci dice che ci sarà una costanza di incremento di contagiati, di patologici e anche di mortalità. Stiamo facendo il diavolo a quattro per rinforzare ancora di più le prime fila, che sono quelle delle terapie intensive e semi-intensive, e questa è una sfida quotidiana. Prego, altre domande, prego. Sì, io avrò una seconda. Cioè? Dovrò ancora formularla. Prego. Proprio alla luce della sospensione delle attività di infermieri negli ospedali, mi segnalano, non so se questo è sì. La verità, però me l'hanno segnalato i dirigenti medici, che insomma ci sono anche parti in cui forse dei medici in questo momento sarebbero disponibili a dare una mano, le parti in cui le attività differibili sono sospese, non si fa praticamente nulla, lì forse c'è un serbatoio. Abbiamo il conto di questo, ce l'abbiamo sott'occhio questa. Allora, noi abbiamo mantenuto fino adesso le postazioni, dopodiché se l'emergenza comincia a stringere abbiamo già anche un piano di trasferimenti, come lo abbiamo fatto per gli infermieri. E anche di formazione, perché abbiamo anche il piano di formazione, perché se la situazione dovesse precipitare e avessimo bisogno di intensivisti, sappiate che c'è anche un modello formativo per prendere un medico che non fa intensiva e dirgli guarda, mi sembra siano 8 ore e mezza di training per portarlo ad essere un medico da intensiva, un medico fra virgolette da trincea, cioè non è, cioè intensivista è un'altra roba. Però insomma vi ricordo che in Lombardia leggevo che ci sono addirittura quelli di oculistica che fanno intensiva. Sì, ma infatti la domanda era proprio finalizzata. Noi anche su questo siamo sul pezzo. Prego. Morena Flores, buongiorno. Ciao. No, guarda, ci sto lavorando seriamente, perché ho visto il grido d'appello di alcune mamme e per cui penso che sia giusto adesso con i clinici capire, perché se il tema è che c'è una certificazione di una disabilità che ha bisogno di questo, per carità, cioè io penso che si possa assolutamente venire incontro alle famiglie. Di certo io passeggiate non ne voglio vedere, non voglio vedere scampagnate, biciclettate, corsette, altre robe del genere. Non si offenda nessuno, perché uno dice Zai è un dittatore. No, io faccio quello che deve fare un medico, dare i consigli per non ammalarsi, che è un'altra roba. Il medico una volta diceva, mi ricordo da bimbo andavi dal medico, diceva stai dentro a casa e mangi in bianco, e tu non è che andavi a casa e mangiavi la pasta con ragù, ti veniva da piangere a vedere la pasta in bianco, ma la mangiavi e non pensavi che fosse un dittatore, pensavi che fosse uno che si occupava della tua salute. Ma le ha scritto un papà, una mamma? Mamme. Mamme, e devo dire anche un'altra categoria che non la cito per prudenza, nel senso che stiamo facendo una verifica legale, seria, importante, per un problema importante. Per cui se ne vengo fuori vi dico di cosa si trattava, se no è chiusa lì. Questa è derogabile,
e non ve l'ho neanche detta perché abbiamo già fatto una certificazione noi per un disabile al 100% che aveva bisogno della badante per essere allettato la sera e alzato al mattino, e per cui proprio in virtù di questo caso che abbiamo avuto la metteremo in questa deroga, nel senso che tutto quello che sono pratiche di attività mediche o fisiatriche a domicilio o di assistenza alla persona, giustamente la badante diceva io ci vado volentieri, ma se mi fermano per strada, soprattutto alla luce delle pene pecuniarie, diventa un problema. Sì, 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 sì. Ti aggiungo anche di più che abbiamo fatto noi qui in Protezione Civile una dichiarazione che questa signora si porta dietro per andare a prestare il servizio. Due domande, quello di G2. Ciao. Buongiorno. Una, cominciata la sperimentazione sul farmaco giapponese, se sì, dove? E due, quando arriveranno questi kit e da dove si comincerà con questi kit rapidi? Allora, la prima, ancora no, perché stiamo aspettando il protocollo che penso arrivi a ore dell'AIFA. E la faremo a Padova, dove stiamo già sperimentando in azienda ospedaliera altri 6 farmaci, tra i quali il Tulicid, quello insomma dell'artrite reumatoide, non so mai come si pronunci, ed altri farmaci. Per quanto riguarda i kit, non sono l'alternativa al tampone, ve lo ricordo, ma ricercano la risposta anticorpale nel sangue. Arrivano i primi 100.000, arrivano praticamente venerdì a Treviso, poi ne arrivano 10.000 ogni settimana e della donazione ne arrivano a blocchi da 10.000, i primi 100.000 dei comprati arrivano venerdì e poi arrivano tutti gli altri, quindi comprati 400.000, 100.000 donati, verranno distribuiti per lo screening ad esempio tra gli ospedalieri, stiamo facendo il tampone, ma questo ci aiuta a coadiuvare quando tu sei davanti a un sintomatico, dici ma forse già gli anticorpi, proviamo a vedere. Sì, quella del sierologica e quindi tutto quello del tema del plasma è tutto un altro tema che abbiamo aperto e che è stato autorizzato dal Comitato Bioetico Regionale e quindi penso che anche lì siamo in addirittura di partenza, visto considerato che avevamo bisogno di autorizzazioni nazionali. Ecco, per quanto riguarda la Vigan e quindi la sperimentazione che ti ho detto la faremo a Padova, è bene non illudere nessuno, però è altrettanto vero che se c'è un minimo di spiraglio non ci costa nulla fare una sperimentazione, lo dico a tutti i fenomeni che adesso c'è, noi siamo un paese di premi Nobel, sono tutti esperti di chimica, di biologia molecolare, di tutto, io leggo di gente che poi vai a guardare il profilo e ti domandi neanche come mai nessuno si sia accorto della loro esistenza, cioè che parlano di tutto. Allora c'è chi dice non c'è evidenza scientifica, bene, se non c'è evidenza scientifica vuol dire che nessuno l'ha sperimentato, allora lo sperimentiamo noi. Oppure se dite che è un fiasco, che è un farmaco che non serve a niente, scrivetecelo e evitiamo di perdere tempo. Allora io penso che l'AIFA sia il nostro punto di riferimento, ha autorizzato una sperimentazione, non penso che AIFA autorizzi le sperimentazioni semplicemente perché gira su internet vi ricordo fra l'altro c'era un farmaco che divulgato da un altro video qualche giorno fa che coronavirus, fra l'altro si chiama, no? Che la famiglia di coronavirus è quella di influenza, fatto da 2 italiani in aeroporto a Mosca che dimostravano che andavano a comprarlo. Ecco, l'AIFA non è che si è posto il problema di autorizzare la sperimentazione di quello, perché sapeva già di cosa si trattava. L'Avican, diciamocelo fino in fondo, ha un punto di domanda. Cercheremo di capire. Qualcuno dice nel mondo scientifico che può essere un farmaco preventivo. Qualcun altro dice che è teratogeno e dà problemi. Qualcun altro dice che è stato ritirato dal mercato. Parli a Tokyo, io ho chiamato a Tokyo, ho amici a Tokyo, mi dicono no, noi lo usiamo comunemente, è quasi un farmaco da banco. Cioè, ti senti un po', tipo adesso evito di citare prodotti farmacologici, cioè ti prendi sta roba. Quindi cerchiamo di capirne qualcosa di più. È un reato? Penso proprio di no. Posso dare un po' di domande? Un'ultima cosa, ma poi vediamo perché è giornale, grazie. No, se facciamo un ultimo video come sempre. Ecco, a proposito della videoconferenza con Conte, di cui prima c'è anche informato, no? Ieri Conte in TV ha confermato che le regioni potranno, possono, se lo credono, varare delle ordinanze più restrittive che sono integrative dei provvedimenti nazionali. Una tua valutazione?
Ma guarda, devo... E anche se c'è, voglio dire, un orientamento da parte della... No, devo ancora vedere il testo. Però il testo mi risulta dica che sono accettate ordinanze a tempo restrittive da parte della Regione, concordate col Governo. Sì. Quindi di fatto è un'ordinanza che poi deve essere condivisa dal Governo. Cerchiamo di capire bene quali saranno le ordinanze restrittive che vengono fuori dopo questo ennesimo ultimo giro di decretazione. Dopodiché capiremo, rispetto alle aziende io sono convinto di una cosa, che il primo punto sia la messa in sicurezza dei lavoratori. Quindi mi fermo qui. Le aziende sono vitali per la nostra economia, altrettanto e vale di più la vita dei nostri lavoratori. Cerchiamo di capire anche quale sarà l'esito dell'incontro dei sindacati con Conte, che è in corso da quel che ho capito. Per cui, cioè, non è che si rovescia il problema nazionale a livello locale. Penso che se il tavolo dei sindacati è lì con Conte, ci sono tutti gli strumenti per decidere. Perché è lo stesso tavolo che 10 giorni fa ha deciso le 13 misure per tenere aperte le aziende, vi ricordo. Perché adesso qua, se a memoria storica, langue in questo paese. Inutile, cioè, se rivendichiamo la chiusura di tutto, ricordo che quel tavolo ha deciso di tenere aperte le aziende rispettando i 13 punti. Per cui io sono assolutamente a fianco ai lavoratori e anche alle imprese. Lasciateci vedere l'esito del tavolo. Domanda che dopo devo scappare via. Allora, giornali, cominciamo con Alla Manzana del Gazzettino, che puntualizza ancora forse meglio la domanda di Filippo. Il Presidente quindi ritiene che il decreto legge annunciato ieri limiti le regioni nell'emanazione di ordinanze? Ma sostanzialmente no, perché anche prima comunque avevamo sempre i DPCM che, diciamo, volavano sopra la testa dei governatori. Noi potevamo fare delle ordinanze diciamo restrittive, ma fino a un certo punto. Prova ne sia che l'ordinanza restrittiva sulle aziende non è mai stata fatta da nessuno, è stata fatta solo dal governo. Ma la RAS di Gente Veneta, c'è qualche primo risultato sull'uso dei 6 o più farmaci che abbiamo messo? Sì, sì. Quello dell'artrite reumatoide sembra dia risultati positivi. Ma guardate, lo dico da uomo della strada, perché è giusto che sia la comunità scientifica che porti una relazione, che non venga fuori, che domani leggo titoli, Zaia, abbiamo trovato la cura o menate del genere, perché cioè, allora mi arrabbio. Benanzato, Ascari News, quindi si sta procedendo ad effettuare tamponi su medici, infermieri e operatori sanitari? Sì, 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 assolutamente sì, ma è già in corso da un paio di giorni, 2 o 3 giorni. Nicolussi Moro, che è il Corriere del Bene. Contributo dei privati ospedalieri, guardate, le terapie intensive e ospedaliere dei privati sono il 5% del totale, sono 44 posti su 825 posti che noi abbiamo allestito. Privati fanno parte della squadra e ci danno una mano, sono disponibili, punto. Da qui trasformare il messaggio che la sanità pubblica è in mano ai privati ne passa di molto, ma lo dicono Nicolò Simone, lo dico a tutti quelli che hanno romanzato questa storia per mesi, e io oggi voglio rimarcare il fatto che la gestione pubblica di tutta questa tragedia in Veneto c'è. Due domande del direttore Domenico Basso. Ma peraltro i privati, tanto per dire, abbiamo fatto 2 ospedali Covid center che sono Villa Salus e San Camillo, abbiamo chiesto ai privati svuota l'ospedale, perché se abbiamo pazienti Covid te li mandiamo lì. Quindi i privati sono assolutamente collaborativi. Quindi dal momento che il decreto, dice il direttore Basso, dà più potere alla regione, almeno qualche altro provvedimento? Al momento no. Si faranno tamponi nelle case di riposo, e c'è molte sollecitazioni in questo senso. Sì, sì. Poi Sole Lanzarini mi dà un aggiornamento sulle case di riposo anche oggi. Io avrei l'ultima domanda che è servita. Dai che poi vado. Non ho presentato un progetto Veneto. No, io ho detto che c'è un sacco di richieste, c'è un sacco di fermento imprenditoriale. Resto convinto che se non ci sarà un sostegno alla produzione, come si dice da un punto di vista tecnico, per questi imprenditori saranno tutte attività fallimentari, perché il costo di produzione oggi in Europa, non in Veneto, è dichiaratamente superiore
al costo di vendita degli stessi prodotti che hanno produzioni cinesi o asiatiche. Io avrei terminato, se i colleghi hanno... Posso chiedere solo qualche curiosità, insomma, visto prego. La bella notizia dell'ospedale di Padova, è arrivata la VAS e successivamente quali saranno... Si firmerà l'accordo di programma e quindi in azienda ospedaliera e poi si parte. Il dottor Flor si è già attivato per sentire un po' i diversi interlocutori del mondo finanziario, sto parlando di BEI, di Cassa Depositi e Prestiti, di INAIL, cercando, a lui abbiamo dato mandato di fare la verifica di quali siano queste realtà pubbliche che possono essere interessate a finanziare un'opera come questa, o meglio, vogliamo vedere il costo del denaro, qual è più vantaggioso. E penso che con una tragedia come questa si dovrebbe anche investire molto di più sulle nuove strutture, da qui al futuro di fare grandi progetti di investimento sulle strutture ospedaliere. Credi che questa emergenza accelererà quindi sì. Questo processo? Ma io spero anche che acceleri anche la sburocratizzazione, perché questo è un paese dell'ufficio complicazioni affari semplici. Dovremmo uscirne capendo che non possiamo più intrecciare la vita con 3.000 fardelli agli amministratori e ai cittadini. Prego. Ecco Presidente, scusa, l'ultima domanda. La Regione del Veneto, capofila con il sindacato dei giornalisti del Veneto, Giuca Italia, tutela di noi giornalisti sul fronte. Prego, grazie. Noi siamo sempre da parte dei giornalisti. E viceversa oppure no? Beh, sul viceversa avrei qualche dubbio. E basta ragazzi. Però Presidente, ancora? Adesso vi passo al sole Lanzarini. Sai perché? Siccome ci chiederanno naturalmente un focus su questo progresso importante del nuovo Policlinico a Padova. Sì, per noi non è una sorpresa. Ma vi abbiamo detto tutto quello che si doveva dire, cioè nel senso che è una vicenda che abbiamo seguito, è farina del nostro sacco, che nessuno si appenda al carro dicendo che ha fatto qualcosa. E ce ne sono molti che sono appesi al carro per fermarlo, non per portarlo avanti. Stiamo seguendo un cronoprogramma che Flora ha ben chiaro, tant'è vero che vi ho detto anche un'informazione in più, che oltre al tema della VAS e al fatto che si firmerà l'accordo di programma, peraltro devo dire onestamente, io ho già la data fissata da mesi, ma ormai salta tutto rispetto a sta vicenda qua, perciò avevo pensato fissata per il 15 di aprile la firma, ma comunque firmeremo, cioè nel senso che... E vi dico anche che Flor si è dato da fare anche con altri interlocutori pubblici per la provvista finanziaria, per vedere di spuntare i valori più bassi. Dopodiché progettazione e dopo si parte, gara e via. Possiamo spiegare che magari, ultimo dettaglio, non tutti sanno cosa significa VAS. Beh, la valutazione di assoggettabilità ambientale strategica. Cioè vuol dire che abbiamo messo il cuore in pace a tutti coloro che sono preoccupati dell'ambiente, cioè l'ospedale non deturpa l'ambiente, non peggiora l'ambiente, mettiamola così. Ma guardate, stiamo parlando del Policlinico Universitario che avrà levatura e standing internazionale.